Sì, beh, devo dire anche quest'anno ci tocca un primato perché anche per questa 19ª edizione, così come accennavi tu, l'anno scorso siamo stati il primo festival ad aprire in presenza in assoluto in Italia. Quest'anno saremo il primo evento festivaliero ad aprire nelle isole del Golfo, auguriamoci Covid-free, tutte quante in presenza al Castello Aragonese, con una presenza chiaramente di pubblico e talent, rispettando quelle che saranno le normative per le date del festival. Parliamo della fine di giugno, pertanto ci auspichiamo anche che venga prolungato necessariamente per noi affinché tutto possa svolgersi almeno l'orario del lockdown. Come ben sai, noi iniziamo le lezioni verso le 20:45 la sera, perché abbiamo bisogno che il sole vada giù, insomma, grazie a queste straordinarie location che ci mette a disposizione il Castello Aragonese. Pertanto abbiamo bisogno dell'imbrunire e come minimo abbiamo bisogno dell'orario che vada fino alle 11 mezzanotte per poter portare quantomeno il 90% del programma al Castello Aragonese. Fermo restando che comunque, vista il notevole successo che ha avuto l'anno scorso la piattaforma online Ischia Film Festival Online, conserveremo anche la piattaforma, dove anche da remoto si potrà avere la possibilità di poter vedere i film. Chiaramente quelli sulla piattaforma saranno quelli fuori concorso, mentre invece il concorso cinematografico, parliamo delle varie sezioni che vanno dai lungometraggi con le anteprime internazionali, ai documentari, alla sezione location negata, a scenari campani, al best of che vede la presenza comunque di ospiti internazionali e italiani, saranno invece, si svolgeranno al Castello Aragonese. Anche quest'anno, saranno tante le proiezioni, ma anche gli ospiti. Sì, come sempre noi abbiamo cercato di accompagnare ogni film con la presenza di un ospite, che esso sia un regista, uno scenografo, un attore, e anche quest'anno, insomma, tutti i film che verranno prestati al castello saranno introdotti da un giornalista professionista, come sempre, che introdurrà il film insieme a un membro del film. Parliamo del regista o dell'attore, ci saranno ospiti internazionali a cui noi faremo degli omaggi, che le loro opere non vanno in concorso. Ci sarà la selezione Best of, che sono una selezione, diciamo, di film che personalmente ho ritenuto importanti da far vedere al pubblico. Posso dare il dato che circa 80-90% delle opere in visione al castello saranno tutte delle anteprime, pertanto cerchiamo di offrire anche un programma corposo e interessante per il pubblico, che ci auguriamo, seppur in forma ridotta, perché comunque dovremo mantenere il distanziamento e le sale non potranno essere così piene, ci segua come hanno fatto in questi 19 anni.